Amici di Rai Sport, vedete immagini che vi giungono dal Trevigiano. Inauguriamo oggi il primo di una serie di appuntamenti dedicati allo sport orientamento. Insieme a me Pietro Ilarietti. Ciao Pietro. Ciao, ben arrivato in questo nuovo sport. Naturalmente mi accompagnerai nel commentare innanzitutto le due tappe che appunto proponiamo oggi e poi più avanti anche nel proseguo della stagione. Parleremo più diffusamente di quelle che sono le prove a cui assisteremo oggi. Intanto stiamo ammirando alcune immagini che ci vengono da Revine Lago, che è la prima località interessata dalla prova sprint a cui stiamo per assistere. Questa appunto è una località del Trevigiano. Sì, questo era il parco di Livelete, invece questo è un gruppo folcloristico dei Revinot. Qua vediamo la campana per, credo, il pascolo più grande d'Europa, così mi dicono. E andiamo a sentire anche la voce del sindaco di questa località. Michela Coame, il sindaco di Revine Lago, a lei il saluto del territorio. Buongiorno a tutti i telespettatori e a tutti gli intervenuti a questa meravigliosa manifestazione che ospita tantissimi giovani e meno giovani. Siamo felicissimi perché il nostro paese si presta molto a questo tipo di manifestazioni. Gli atleti hanno avuto modo di passare in mezzo al centro storico di Revine, caratterizzato da queste case in pietra così molto peculiari e tipiche del nostro territorio. Come vedete qui abbiamo sullo sfondo un'associazione proprio locale, i Revinot, che portano avanti le tradizioni nostre, i lavori artigianali, la lingua, le canzoni di un tempo. Un altro ringraziamento poi vorrei farlo a Lago Film Fest, questo staff di giovani che da 12 anni ormai portano avanti questo festival di cortometraggi internazionale, quindi giovani che sanno rendere impresa l'arte e la cultura. Roland Pin, tracciatore della gara sprint, difficoltà e caratteristiche del tracciato di oggi. Ma penso che gli atleti si troveranno una bella sorpresa sia dal punto di vista tecnico che di difficoltà di concentrazione e anche dell'aspetto fisico, perché Revine è messa in pendenza e quindi troveranno dei grandi dislivelli, purtroppo è così, però il centro storico è veramente bello e il percorso è stato fatto con tratte lunghe, scelte di percorso e parti fisiche e poi parti molto dettagliate e particolarizzate con tanti punti. Pietro, abbiamo sentito allora un tracciatore, abbiamo visto anche una mappa, perché nello sport orientamento innanzitutto la mappa è lo strumento principe e naturalmente il tracciatore è il primo attore che interviene nel disegnare il percorso. Assolutamente sì, il compito del tracciatore è un compito arduo, ci vuole competenza, bisogna avere una competenza tecnica, cioè saper utilizzare gli strumenti del saper mappare, il saper capire, e poi bisogna essere stati anche dei buoni atleti e capire che cosa un atleta si aspetta, quali sono le componenti che sono in grado di mettere in difficoltà un atleta. E in questo caso Roland Pin, che è un tracciatore esigente, ha provato veramente a mettere in difficoltà gli atleti. Questa è una prova sprint, quindi una prova più breve, naturalmente che più basata diciamo sulla componente di velocità, di rapidità da parte degli atleti. Le prove sprint tendenzialmente si svolgono all'interno dei centri urbani, in questo caso appunto il piccolo paese di Revine Lago. È un modo anche per avvicinare questo sport orientamento che, per quanto sia praticato da diverso tempo anche in Italia, la federazione esiste da 25 anni, non è così noto al grande pubblico. Sì, è uno sport non così noto al grande pubblico, è uno sport che si sta però dando molto da fare per arrivare al grande pubblico. Per questo noi dobbiamo anche ringraziare, noi intendo Federazione Italiana Sport Orientamento, dobbiamo ringraziare la RAI che anche quest'anno ci ospita. Parlavamo delle prove sprint, sì, sono delle prove che portano l'orienteering tra la gente, perché tendenzialmente l'orienteering è denominato lo sport dei boschi. Infatti vedremo più tardi nella prova lunga
un bosco di faggi sulla piana del Calsiglio, dove appunto gli atleti dovranno andare a ritrovare le varie lanterne che sono disseminate lungo il percorso. In questo caso invece si corre proprio all'interno del paese. Questo è uno degli atleti favoriti, Roberto Dalla Valle. E parlavo appunto del paese, quindi del modo in cui si rimane molto, molto vicini anche alle persone che vivono nella località. Sentiremo anche a breve alcuni protagonisti che ho avuto modo di incontrare qui a Revine Lago, un borgo molto caratteristico e che proprio per la sua conformazione si presta molto a questo tipo di specialità. Sì, allora dalla testimonianza che il tracciatore poi ci ha dato in anteprima sappiamo che gli atleti, attenzione però agli ospiti. L'arte e la storia di Revine Lago con Giuseppe Grava e Giovanni Tomasi, rispettivamente artista e storico. Sì, io faccio il pittore, ho sempre illustrato la parte antica del paese, i rustici, eccetera. Poi ho fatto scultura medagliistica e quindi per Silvano, che lui ha fatto 13 marce, ho sempre fatto le medaglie. Ogni marcia c'era una maglia, quindi è tutta una serie di immagini rustiche caratteristiche del paese. Una produzione di medaglie ma anche pittorica. Sì. Sì, e anche affreschi, sì, perché anche affreschi o graffiti quelli veri che si graffiano e che sotto c'è l'altro colore, sì, perché oggi come oggi parlano tutti di graffiti, pensano che sia solo la matita e non è così. Allora, invece, da un punto di vista storico, che cosa possiamo dire su Revine Lago e dintorni, ovviamente? Beh, Revine Lago, sul lago è stato trovato un insediamento palafitticolo del quarto millennio avanti Cristo, e sempre sul lago sono state trovate successive spade bronze che testimoniano, diciamo, un'abitazione da almeno il 3000 avanti Cristo. Poi dal 1200 al 1768 il paese ha fatto parte della contea di Ceneda e passa alla Repubblica di Venezia in maniera diretta solo nel 1769, insieme con Ceneda, che oggi è Vittorio Veneto. Da parte dello storico questo interessante excursus sulle origini del paese. Tornando però allo sport orientamento, sì. Si parlava prima di queste lanterne, sono praticamente i punti disseminati sul tracciato e ciascun atleta, correndo più o meno rapidamente, deve toccarli, ognuno di essi. Sì, come dici bene tu, allora c'è una componente tecnica, una componente fisica. In questo caso chi metterà sicuramente in atto la tecnica e la fisica, la parte fisica al meglio, Alessio Tenani, perché lui è un atleta professionista del Corpo Sportivo Forestale. Allora, la difficoltà di oggi, come vedi, questo tracciato molto intricato, questi vicoletti veramente insidiosi, facile confondersi, e siamo nell'orienteering, ma in questo caso è anche facile perdersi. Come vedi però c'è un'alternanza tra centro storico e poi una parte più aperta con questi prati, qui addirittura una scalinata. E le lanterne adesso sono dotate di una tecnologia che favorisce naturalmente la tracciatura dei percorsi degli atleti e anche il rilevamento dei loro tempi. Leggevo che in realtà naturalmente fino a non moltissimo tempo fa si andava proprio a mano, sì. Infatti il termine punzonatura rimane proprio per quello. Sì, esatto, però in realtà da qualche anno, insomma più di 10 anni, si è passati alla punzonatura elettronica. Il futuro probabilmente potrebbe riservare il touchless, ossia si transita senza più nemmeno punzonare, questo gesto che ha fatto la storia nell'orienteering. Però stiamo parlando ora di una gara di alto livello, siamo nello Sprint Race Tour. Alcuni dei favoriti, beh, sicuramente un grande favorito può essere Andrea Seppi, uno dei più bravi specialisti italiani. Alessio Tenani, reduce da un infortunio, da non sottovalutare, un atleta
atleta veramente completo come Dalla Valle o gli esperti come Schaguler oppure il campione italiano uscente Giacomo Zagonel, assente oggi Michael Mamlev. Tra le donne, per completare il panorama, assolutamente in questo momento favorita d'obbligo è Christine Kirchleckner e potrebbe contendere la vittoria con lei Lucia Curzio, una specialista della gara sprint, campionessa italiana a Subiaco. Lucia Curzio, sorella di Samuele, altro atleta che gareggia, così come Dalla Valle a sua volta proviene da una famiglia di atleti che sono stati protagonisti in questo sport, perché una delle cifre dello sport orientamento è anche quello di essere trasmesso in qualche modo all'interno delle famiglie. Assolutamente sì, è facile che vedere atleti di alto livello di oggi che sono a sua volta figli di atleti di alto livello di qualche anno fa, insomma, quindi è uno sport molto a misura di famiglia. Stiamo arrivando verso la conclusione di questa prima prova sprint, quindi che ha una durata inferiore rispetto alla prova che andremo a commentare più tardi. Questa è la Kirchleckner, l'atleta che vince proprio in questo momento con il suo passaggio. Avremo modo anche di sentirla a breve. Sì, con il suo 18.34 è assolutamente in questo momento la migliore. Stanno arrivando anche gli uomini. Alessio Tenani, grande specialista, che per il momento si insidia al primo posto, però dietro di lui mancano ancora una serie di atleti che forse possono essere più in forma di lui. Questa è Lia Paltscheider, anche qui un nome che tradisce origini altoatesine, tra le donne le atlete più forti vengono appunto dall'Alto Adige e tendenzialmente anche per gli uomini c'è una certa prevalenza dal nord Italia, però non mancano le eccezioni. Ha superato Alessio Tenani Giacomo Zagonel, lui che è il campione italiano sprint in carica. Adesso vediamo chi saprà fare meglio di Tenani e Zagonel. Nel frattempo arriva anche Francesca Taufer, qui Caraglio, lui è un uomo da lunghe distanze, oggi probabilmente non ha dato il meglio di sé e difatti non è nella top 5. Una specialità questa che è largamente diffusa e praticata ad altissimo livello. Nel frattempo arriva Dalla Valle che con questo suo passaggio va a sancire la sua vittoria. Eccolo qui, lo vediamo. Bravissimo, veramente bravo, perché tieni presente che lui è un ragazzo in grado di competere sia sulle lunghe distanze e oggi si conferma anche sulle distanze sprint. Quindi ha una dote rara, cioè la resistenza e anche l'esplosività. E infatti vediamo il podio femminile con la Kirchleckner, la Paltscheider e quindi la Scalette, mentre per quanto riguarda gli uomini, Dalla Valle davanti a Zagonel e a Tenani. Andremo anche a sentire le voci dei protagonisti mentre ci vengono proposte le immagini del podio. Abbiamo anche visto un bambino prima, perché comunque lo sport orientamento è adatto veramente a tutti, non è soltanto agonismo, è lo sport proprio, è la voglia, è il piacere di stare all'aria aperta. Sì, lo stare nella natura, lo stare con gli amici, con la famiglia. Oggi premia qui a Revine Lago il presidente della FISO, Mauro Gazzerro. Un applauso quindi per i primi tre classificati della prova maschile, naturalmente podio anche per quanto riguarda le donne, le vediamo qui con la Kirchleckner monocolore, che si è dimostrata monocolore perché sono tutte naturalmente della stessa squadra. Kirchleckner si è dimostrata ancora una volta in forma e anche per la sua esperienza superiore rispetto alle rivali. Assolutamente sì. Sentiamo le voci allora dei protagonisti. Allora, Christine Kirchleckner, un bellissimo inizio di stagione. Beh, la stagione è già iniziata, direi. L'inizio non era proprio bello, però forse mi ha dato il carico giusto per concentrarmi meglio per le gare. Una gara che molti hanno definito veramente intricata. Ma
Per dire la verità non ho avuto grossi problemi oggi, perché ho trovato dopo un errore subito al secondo punto il ritmo giusto e dopo è andata tutta liscia. Era uno dei più attesi, non ha subito il peso del pronostico. Roberto Dalla Valle, complimenti. Grazie, sì, oggi è andata bene. Sono partito un po' cauto all'inizio nel centro storico, poi quando c'era un po' da correre un po' di più nelle tratte lunghe sono riuscito ad allungare bene e sono molto contento per la gara di oggi. Allora, abbiamo sentito i due vincitori della prova maschile e femminile e ci spostiamo quindi da Revine Lago, di cui godiamo ancora le ultime immagini, all'altopiano del Cansiglio, un percorso decisamente più lungo. Si passa dai 2380 metri del tracciato della prova sprint ai 12230 che ritroviamo invece in questa gara, Pietro. Sì, una gara diversa, molto più per uomini resistenti, è una gara diversa anche tecnicamente, tratte più lunghe, quindi capacità di saper tenere la direzione. E naturalmente è più impegnativo anche preparare il percorso, tracciarlo, come si dice in gergo. Allora andremo a sentire proprio il tracciatore Tenani. Alessio Tenani, tracciatore della gara di oggi, un tracciatore di esperienza e anche atleta di alto livello, quali difficoltà? Ho cercato di mettere, diciamo, comunque anche in difficoltà tutti gli atleti, sia quelli di tutte le categorie giovanili, perché il bosco è molto molto bello, quindi essendoci la sentieristica ridotta avranno diversi attraversamenti non sempre così facili. I percorsi assoluti, chiaramente le categorie elite avranno scelte di percorso impegnative. Abbiamo dovuto ridurre parzialmente i tracciati perché c'è stata neve fino a pochissimi giorni fa, ma comunque non mancheranno delle insidie tecniche, ci saranno diverse varianti lungo il percorso. Due nomi secchi per oggi. Direi Mamliev, perché non ha corso la gara sprint di ieri ed è in una forma eccezionale, e un derby del Merano, Pat Scheider e la Kirchlechner, e come donna elite. Vedremo che probabilmente Alessio Tenani non sbaglierà il pronostico. Ha parlato anche della necessità di rivedere in parte il tracciato, proprio perché per le condizioni atmosferiche che hanno recentemente interessato la zona. Sì, allora, tanto per spiegare meglio la fase organizzativa, ci vuole circa un anno per organizzare una gara di questo tipo. I tracciatori, prima ci sono i cartografi che partono dalle carte base e vanno, fanno i rilievi, poi arrivano a realizzare la mappa da orientire in vera e propria, e poi una volta realizzata la mappa il tracciatore, diciamo così, nelle lunghe sere d'inverno si diverte a realizzare i tracciati. Il problema qual è stato? Che con l'avvicinarsi della gara la neve era caduta altra neve, e quindi nelle zone più alte non era possibile consentire un transito in perfetta sicurezza, e quindi la professionalità degli organizzatori, che oggi sono il gruppo sportivo forestale, ha fatto sì che si riuscisse ad intervenire, a modificare i tracciati e quindi permettere a tutti di gareggiare in sicurezza lontani dalle macchie di neve. Ed eccoli i concorrenti che, armati della loro mappa, che conoscono soltanto nel momento in cui prendono il via alla gara e della loro bussola, cominciano il loro percorso, un percorso che può essere differente per ciascun atleta, nel senso che ogni concorrente decide come completare, come raggiungere ciascuno dei punti cosiddetti lanterna. Assolutamente sì, i punti vanno raggiunti in ordine, in rigoroso ordine, ma ovviamente l'arrivo al punto può avvenire attraversando un ruscello oppure girando attorno a una collina. Insomma, si può scegliere la strada più breve ma più difficile, oppure quella più sicura ma magari un pochino più lunga. Qui parte Mamble, sembra molto rilassato, il ragazzo di San Pietroburgo, lui che ha detto addio alla nazionale durante i campionati mondiali che si sono tenuti
proprio in Italia e ora lui si concentra sulle Sky Race e sulle gare di Orientering che sono il suo primo amore. Sì, Mamle, ve lo ricordiamo, che è un atleta che avendo ottenuto la cittadinanza italiana poi ha potuto gareggiare anche con la nazionale del nostro paese, tra l'altro anche ottenendo un piazzamento di tutto riguardo agli europei del 2009. Sì, assolutamente, e conquistò un bronzo, uno storico bronzo per l'Italia. Qui è partita Jessica Horler da Primiero, mentre qui anche lei di Primiero, ma che gareggia con una maglia diversa dello Sporting Club Merano, è Carlotta Scaletta. Sono molte, Pietro, le società di Orienteering in Italia, molti anche gli atleti, per dare qualche cifra. Beh, allora, sono circa 150 le società affiliate alla FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento. I numeri dei tesserati invece parlano di circa 16.000 tesserati. Ci sono ovviamente, come in tutti diciamo, i campionati, gli squadroni, come possono essere l'Unione Sportiva Primiero, che è una società leader nel movimento nazionale, o ci sono comunque altre realtà emergenti come possono essere la Polisportiva Besanese, che è una società che sta crescendo moltissimo negli ultimi anni. E qua vediamo proprio durante la gara, abbiamo visto Kirk Kleckner e Dalla Valle alla ricerca dei loro punti di controllo. Questo è Manuel Negrello invece, atleta che ha sempre espresso grandi risultati nella sua carriera. E qui Klaus Schaguler, un altro dei leader del Movimento Azzurro, anche lui uomo di grande esperienza. Abbiamo visto anche una lanterna posizionata in un punto non immediatamente visibile, quindi può anche trarre in inganno magari qualche concorrente che, non vedendola subito, magari prosegue il proprio percorso per poi ritornare indietro. Qui invece vediamo una mappa attraverso il sistema GPS, il percorso di Roberto Dalla Valle, che è tra l'altro il vincitore della prova del giorno prima a Rivine Lago. Assolutamente sì, questa è una traccia di GPS, l'abbiamo inserita proprio per permettere a tutti di capire il movimento dell'atleta all'interno del bosco, quindi la riproduzione fedele della traccia GPS sulla mappa. Questo invece è il punto spettacolo, cioè una parte, mentre arriva Mikhail Mamlev del Terlaner Orienteering, il punto spettacolo è una parte che permette al pubblico di vedere gli atleti, mentre alcuni, quelli che sono partiti prima, arrivano al punto spettacolo, gli altri sono ancora nel bosco, come vedi, impegnati nella ricerca dei loro punti. Seguiamo qui l'azione di Pari de Grava dell'Orienteering Dolomiti. In questa fase diversi atleti stanno incrociando le proprie traiettorie, mentre Liapa Scheider arriva a sua volta al punto spettacolo, un luogo dove, come giustamente ricordato, c'è la possibilità di vedere gli atleti proprio durante il loro sforzo. Qui invece li seguiamo mentre cercano la propria strada in questo bosco di faggi sulla piana del Cansiglio. Klaus Kaguler, che sta viaggiando su ottimi tempi, sembra è sicuramente sul podio in questo momento, e anche Liapa Scheider viaggia con tempi da podio. Sì, Liapa Scheider, che ha dimostrato già nella giornata precedente di godere di un buono stato di forma, nonostante sia reduce, se non sbaglio, da un piccolo infortunio. Sì, è stata costretta a 15 giorni di stop, si vede che non è al massimo della forma. L'anno scorso l'abbiamo vista molto più aggressiva, molto più brillante, ma lei è una giovane, lasciamola crescere. È assieme sicuramente a Riccardo Scalet, oggi non presente, è uno dei punti dei ragazzi su cui la FISO fa affidamento per un futuro radioso. Ed eccolo Misha Mamlev, un veterano che abbiamo visto anche con scarsa galanteria si è lanciato sulla lanterna, non l'ha ceduta alla concorrente donna che era un pelino attardata. E vediamo ancora qui il percorso di Dalla Valle, che si snoda proprio nel bosco di faggi che possiamo vedere nel riquadro al di sotto del teleschermo. Beh, Misha Mamlev, 40 anni compiuti, quindi è un uomo di sicura esperienza e di resistenza, ma comunque ancora in grande forma. E proseguono gli atleti nella loro azione all'interno del bosco, dovranno punzonare su
ogni lanterna prima di potersi dirigere verso il traguardo, dove potranno scaricare i dati del loro percorso per verificare qual è la loro posizione. Uno sport a questo, come si diceva prima, diffuso soprattutto nel Nord Europa, dove ci sono atleti che competono ad altissimo livello. Nord Europa che è anche una meta per chi vuole elevarsi e praticare questo sport a un livello superiore, Pietro. Assolutamente sì, non sono pochi gli orientisti che compiono una scelta di vita importante e si trasferiscono in Scandinavia proprio per praticare al meglio l'orienteering, per migliorare. In questo caso, ad esempio, abbiamo visto Carlotta Scaletti, i suoi fratelli Riccardo e Tommaso sono entrambi in Scandinavia, affiliati per club scandinavi, e praticamente studiano lì, vivono lì, sono all'università, nel senso di Ateneo, e sono all'università dell'orienteering, perché sono lì per migliorare in questa disciplina che è la loro disciplina nel cuore. Ma spostiamoci sulla dirittura d'arrivo. Traguardo. Siamo in zona traguardo con Johnny Malacarne, che giunge al termine della sua prova, lui della società Primiero. Anche Skagular, sta arrivando Skagular, che come vedremo ottiene un ottimo tempo riuscendo a piazzarsi sul podio. Sì, in questo momento è primo, anche Zagonel non è riuscito a superarlo, quindi è lui che comanda la graduatoria generale. Vedremo oggi se sarà ancora Dalla Valle a sapersi imporre, ma vedo lì Sebastian Inders, l'italo-svizzero, che si sta inserendo in prima posizione, quindi è lui che ha disarcionato Klaus Skagular, sfinito. Molto provato dalla sua performance, lo vediamo rifiatare a fatica, ma diciamo che il suo sforzo gli è valso sicuramente un ottimo tempo. Lo stesso possiamo dire per Lia Patscheider, che sta per transitare sul traguardo in questo momento con il miglior tempo. Sì, 1:18:19, mentre un altro che si sta insidiando sicuramente nei quartieri altissimi è Misha Mamlev, che balza al primo posto, 1:12:35, è nettamente primo. Insieme a lui è giunto Della Valle, che però piazzerà soltanto quinto, andando però a confermare un ottimo stato di forma dopo il successo della prova sprint. È qua, credo. Sì, c'è la Kirk Lechner, che neanche troppo affaticata, la vediamo adesso piegarsi sulle ginocchia per rifiatare, però è andata a prendersi la sua prima posizione. Con 1:16:45 ha lasciato a 1:30 abbondante Lia Patscheider e Carlotta Scalet, che completa il podio di oggi. Una gara questa longa che dura circa un'ora in più rispetto alla sprint di ieri, siamo intorno all'1:16, appunto il miglior tempo per la Kirk Lechner, che ieri aveva completato in 18:34 la prova sprint. Assolutamente così, poi ogni gara è storia a sé, perché magari sai, un tracciatore interpreta il tracciato in un modo e lo rende più lungo, e altri invece per esigenze o magari tecnicamente non è fattibile fare un tracciato lungo, risulta una long magari più corta. Quello che abbiamo visto era Edoardo Tona, il responsabile della parte informatica. Praticamente tutti i dati dei 750 partecipanti di oggi passano tramite il suo computer, quindi è lui che raccoglie i dati. Ecco il podio femminile: Kirk Lechner, Patscheider, Scalet, lo stesso podio della prova sprint. Mentre c'è Mamlev, Inderst e Skagular. Ad ogni modo, l'abbiamo ricordato anche in corso di cronaca, l'esatto arrivo dei concorrenti per quanto riguarda il podio maschile, che possiamo vedere, lo ripetiamo, Mamlev, Inderst e Skagular. Mi preme ricordare anche i giovani vincitori di oggi: Francesca Taulfer, Emmy Michelin, Alice Selem, Fabio Brunet, Lucas Patscheider e Damiano Bettega. Noi li citiamo perché è giusto valorizzare anche i giovani. Assolutamente sì, vediamo, tra l'altro ricordiamo che il ruolo della forestale nel organizzare, nel promuovere questo tipo di manifestazioni, Pietro. Sì, oggi sono loro, ieri ha organizzato l'Orienteering Tarzo. E sentiamo i protagonisti. Michael Mamlev, come il buon vino invecchia e migliora.
Possiamo dire così, perché adesso mi godo il mio orienteering senza stress, senza obiettivi grandi, e faccio queste gare che voglio e mi provo, mi sto allenando bene e per quello arrivano buoni risultati. Senti, l'analisi della tua gara, dove hai creato il gap più grosso con i tuoi avversari? Posso dire dove che ho perso di più, però sì, la mia forza è ancora la corsa e in boschi così puliti, belle, dove che puoi controllare la direzione, vedere tutti gli obiettivi distanti. Non ho problemi con l'orientamento. Cristina Kirchlechner, un weekend da incorniciare. Sì, sono ovviamente contenta di come è andato questo weekend. Sì. Oggi è una gara sempre all'attacco. Per dire la verità è ancora un po' troppo fresca per fare le analisi, però cioè, dovrò fare un po' sì, appunto di analisi dopo a casa con i tempi delle altre. Il dato oggettivo è però che un weekend con due vittorie vuol dire che la condizione sta crescendo. Sì, diciamo che sono sulla via giusta, anche se c'è ancora un bel lavoro da fare. Non ci si accontenta mai. Certo. Daniele Pagliari, gruppo sportivo forestale, si chiude una due giorni nel Trevigiano molto molto positiva. Sì, è stata una due giorni molto, molto bella, molto importante, e in collaborazione con l'altra società locale dell'Orientieri in Tarso siamo riusciti a creare un evento all'altezza delle aspettative e ad avere 750 partecipanti sull'altopiano del Cansiglio. È stato un duro lavoro, soprattutto nelle ultime settimane a causa della neve che ci ha costretto a rimaneggiare i percorsi diverse volte, però tutto è andato a buon fine e abbiamo avuto molti molti commenti positivi, diciamo, dai partecipanti. Stiamo arrivando verso la chiusura, un ringraziamento naturalmente a Pietro Ilarietti. Grazie a te, ovviamente grazie a tutte le persone che hanno supportato questa produzione, come le associazioni del territorio, in particolare ringrazio Silvano Bernardi, presidente dell'Orienteering Tarso, e poi Claudio Russo e Francesco Buffa, che sono gli operatori sul campo. E un ringraziamento naturalmente a tutti i telespettatori di Rai Sport che ci hanno seguito.